Se ci penso, come ha cominciato il mio alpinismo, mi vengono in mente i cristalli. Io non sono andato per le vette, sono andato per trovare i cristalli. Strane forme di montagne che hanno questo sviluppo di un gruppo di cristalli. Per me, con l'esplorazione ha cominciato l'alpinismo, con il trovare qualcosa di ignoto. Eravamo senz'altro i primi uomini che hanno vissuto un tramonto sulla cima di un 8000. C'era una luce che non si può neanche descrivere. Stavamo come su un'isola illuminata sopra l'oscurità e c'era l'ombra del Broad Peak che si prolungava in lontananza centinaia di chilometri. Quello spirito di scoprire del giovane cercatore di cristalli mi è sempre rimasto. Io volevo sapere